Allora, lui diceva, questi telegrammi famosi... Sì, sono... Innanzitutto io non l'ho fatto io, comunque. Poi le voglio dire, signor Presidente, comunque, forse il dramma di Napoli, della Campania, è proprio l'omicidio d'uomo, nel senso che, come dopo ha ammazzato Cuomo, è andato in paranoia, proprio perché temeva che io lo ammazzavo, non so se l'ho detto mai nei miei interrogatori, comunque, no? E andava dicendo sempre in siti che io lo volevo ammazzare, comunque, no? Come infatti lui ha fatto ammazzare o ha ammazzato un certo Ghisena a Fossombrone, e lo stesso accusava al solito Cutolo, di cui sono stato ampiamente assolto, a Campobasso, a un certo Diana, fatto ammazzare o ammazzato, di cui Cutolo sono stato assolto, comunque. L'ultimo, a un certo Esposito Maiello, sono stato assolto in istruttorio giorni or sono, sempre per questo fattore di barra. In sostanza, dopo l'omicidio di Cuomo, avevo una paura che io lo ammazzavo, perché Cuomo era il mio figlioccio. Perché tutte queste cose che risultano dal processo, io ho sentito anche adesso un po' lei che scriveva la moglie, io non lo sapevo proprio, anche se Cuomo non ci stavo più con la testa, signor Presidente. Io sembra che l'ho detto, che avevo concepito una bruttissima malattia. Non so se il processo c'è. In sostanza c'aveva la sifilitica che aveva la moglie. Io non voglio parlare dei morti, signor Presidente. Comunque. La moglie di Cuomo era una prostituta. Comunque. Dispiace di parlare, perché, ma io non posso essere condannato per aver ammazzato una donna, se no glielo dicevo. Sono stato io. Tanto devo fare due ragazze definitivi, tre sono la stessa cosa, non so se rendo l'idea. Quindi questa donna che aveva la sifilide l'ha contratta a Cuomo. Cuomo, quando io l'ho rincontrato in carcere, era totalmente cambiato. E vi posso dire, no, non come ho detto nel processo, così affermativamente usavo degli stupefacenti. Quando io l'ho invitato, sempre che c'è nel processo, ho sentito nella prima causa, che io lo invitai nella mia cella, disse che lui voleva stare in santa pace perché aveva la roba, e voi mi insegnate, la roba in cerca è la cocaina, comunque. Aveva la roba e voleva stare in santa pace, comunque, no? Per divertirsi di più, comunque. Io non avevo da nessuno. Poi, signor Presidente, le chiedo scusa, comunque, perché mi ripeto, sono male, poi lei fa un riassunto. Barra era più amico di Cuomo che mio, era una cosa, comunque, tant'è che a Trani Cuomo ha fatto accoltellare un certo Lucio Grimaldo, che non è l'ultima arrivata, comunque. Poi Cuomo aveva perso la testa, comunque, no? Faceva un sacco di... Perché io non mi nascondo dietro un dito che io sono stato quello che sono stato, comunque. L'ho detto altre volte, credo, a questa corte, comunque. Cuomo, per dire, ha fatto mettere un sacco di bombe a Castellammare. Perfino alla succursale della Fiat, facendo licenziare 60 operai, che io ho dovuto aggiustare. Io, senza prendere soldi, vi potete informare, basta che si rinserivano gli operai a lavorare. Insomma, era incontrollabile, comunque, non era più lui da che aveva sposato questa donna, comunque. Questa donna andava facendo l'estorsione per lui, comunque, no? Ma io questo non lo vorrei nemmeno dire, per non infangare, per dire la memoria di una morta, comunque. Però qui si parla che si passa per una santa, comunque, no? Però, ripeto, non mi va di essere condannato per una cosa che non ho fatto, maggiormente di aver ammazzato una donna. No, sì, il Cuomo, sì. L'ho sempre aiutato, signor Presidente, comunque. Ecco, mi sono meravigliato di sentire tante cose. E il telegramma, signor Presidente, vi posso dire un altro problema? Il telegramma che mi ho sentito adesso un pochettino da lì, il telegramma del fattore Turatella, che dobbiamo fare l'appello, no? E senza fare il buffone dovrei andare per forza tutto bene, perché è sempre, no? C'è il pentito Tommaso Buscetta. Credo che di fronte a questi pentiti nostrani, sì, un pentito serio, anche se è un pentito vendetta, diciamo così, comunque, no? E ha detto che voleva testimoniare nel processo di Turatella per dire che non era stato Cutolo, bensì Turatella era stato ammazzato perché era suo figlioccio, come risulta, perché l'ha fatto il compare di matrimonio, e perché Turatella sovvenzionava ancora a Buscetta e alla moglie. E la Corte non l'ha chiamata, ma forse lo richiamerà adesso in appello. Questo è per dirvi, comunque, sono tutte fesserie. Io con Barra non ho avuto più contatti dopo la morte di Cuomo.
ci ho parlato da lontano dalle celle, lui mi ha dato le sue spiegazioni perché è ammazzato il cuore, mi sono convinto che per cose loro comunque, no? Perché, no, signor Presidente, poi a quell'epoca erano incontrollabili, prima. Secondo, poi un altro fattore che non so, sempre che ho sentito, il fattore nuova famiglia che voleva passare, un assurdo, perché D'Alessandro, no, D'Alessandro, no, D'Alessandro, ho sentito, o mi sbaglio, se mi sbaglio, ma lui... Signor Presidente, quella forse era un acerrimo nemico proprio di D'Alessandro a Castellammare. E D'Alessandro che se ne dice comunque? Perché innanzitutto la nuova famiglia non esisteva all'80 comunque, è nata all'82 quando è nata comunque, si può verificare comunque. C'erano dei gruppi logicamente, no? D'Alessandro era amico mio. E tuttora, che se ne dice? D'Alessandro è amico mio comunque. Anche se, insomma, ecco, se ne dicono tante cose logicamente comunque. Per dirvi comunque, semmai era più amico mio perché di Puma era un acerrimo nemico, ho messo sempre io la pace perché Puma ormai era incontrollabile comunque, o perché aveva contratto questa malattia o perché era spinto dalla moglie, non lo so. Comunque. Quei telegrammi, qualche cosa che io gli ho mandato a dire, che a lui non si doveva mischiare nel fatto Turatello, invece al contrario, lui agiva per gli altri. Vi ripeto, ha ammazzato un certo Chisè, vi potete informare, non so se i miei avvocati hanno la sentenza comunque, non so se hanno la sentenza, ha ammazzato un certo Chisè che era figlioccio di Liggio e ha detto che ero io il mandante, invece è stato condannato lui e io sono stato assolto comunque. Vi chiedo scusa. No. È accusato a me proprio, lo stesso come mandante, e io sono stato assolto e lui è stato condannato. Diana Campobassa, anche lui mi ha accusato, e come anche Raffaele Esposito Maiello sono stato assolto in istruttoria e poi in tante altre parti mi ha accusato a barra. L'avevo con Cuomo, anche se io gli volevo molto bene, l'avrei ammazzato io comunque. In altre parti non lo so sinceramente. Imbasciate carcerarie, no, ma non telegrammi, tramite gente che partiva. Signor Presidente, lo voglio dire questo, per dire sempre la verità dinanzi a questa corte, no? Perché Enzo Casillo, il mio amico Enzo Casillo a Roma, che anche lì mi ha accusato Barre che io ero il mandante, e anche lì ho scritto delle poesie, quindi dovevo essere condannato anche per Casillo, tra l'altro, per queste poesie. Quindi anche lì Barre ha detto che io sono stato assolto. Io mandavo a Casillo, perché Casillo, all'epoca, il famoso processo Cirilla, che uno lo vuole sempre citare, girava tutti i carceri, ci è andato personalmente Casillo a dire che lui non doveva avere niente a che fare col delitto Turatelli, invece lui se ne è fregato. E poi, ripeto, sta Bucetta, che è una fonda così, ha detto che vuole testimoniare, non l'hanno chiamato in primo grado, ma forse lo chiameranno in appello comunque. Lo volevo far ammazzare per causa che lui aveva ammazzato Cuomo senza ordine mio comunque. Lui mi ha posto fuori anche dalla cella dopo l'omicidio Cuomo, tra l'altro. Se io ce l'avevo con Barra comunque. Se io ce l'avevo con Barra. Quando Barra si è messo a fargli pentire e accusare tanta gente innocente, come senz'altro è potuto accusare anche qualche colpevole comunque, no? Faceva ammazzare i familiari a Taviani, i familiari di Barre sono vive e vegete comunque. Questo per dirvi, era soltanto una sua paranoia, comunque si era fissato proprio comunque. A questa mia fissazione come era proprio intimo amico, tanto che ha coltellato un certo Lucio Grimaldo lì a Trano, non so se è risultato dal processo comunque. Non era. Di capire la mente umana, tra l'altro, io non è che non ho fatto del male, l'ho detto, sono da 27 anni in carcere, ne ho fatto e come? Come Alfano, signor Presidente, l'avevo cresciuto comunque, avevo aiutato i suoi fan, l'ho imparato a scrivere comunque. Ma thank you.
insegnando questi. Poi si è rivolto, un po' ho letto dal professore, leggo che si è rivolto contro di me comunque. Ma io credo che era la sua, era, io credo che era la sua malattia di delirio, signor Presidente. Quando è di nuovo di rivedere? Sì, in carcere, a Trani. A Trani la prima volta, perché ho sentito anche che stava a Poggio Reale con me, non c'è stato, signor Presidente, nella mia cella a Poggio Reale. Stava in una cella singola, cella isolata. Ecco, proprio con Barra stava bene, con me. Attribuito. Piace anche dirlo, signor Presidente, comunque. Si può pensare che uno parla di un male di una donna morta. No, ma è la moglie proprio, quella da che si è sposata a questa donna, è cambiata totalmente comunque. Che in sostanza era un bravo ragazzo, era un figlio della miseria, diciamo così comunque. Lui era stato contagiato dalla morte. Perché sento che si fa passare per un bravo ragazzo quando non lo era, l'ha rovinato, ha rovinato penso il marito. Dal quale ho cercato. Tra l'altro si è sposato, gli ho fatto grandi regali e tante altre cose. Quando lui, per dire, non so, in prima udienza sentì in una lettera che lesse l'avvocato Martucci, che lui era più grande di me e che nella sua paranoia, credo io, comunque, poteva anche essere, non mi interessava comunque, che Rosanova gli ha regalato la mobilia, io gliel'ho fatto regalare io la mobilia da Don Alfonso Rosanova. Alfonso Rosanova non dava niente a nessuno. Tra l'altro comunque, ecco, forse nella sua paranoia scrive questa la moglie comunque. Ma se fosse, il punto è che io non vorrei, semplicemente come per una donna, mi dà di su per essere condannata di aver ammazzato una donna, ecco. Tanto io sono definitivo di altri processi, sono due ergastoli, non lo so quando c'è una definitiva adesso. Comunque. Devo dire sempre soldi, signor consigliere, lei ha intuito proprio, è giusto. No, veniva a colloquio e basta. La vecchia visita quanto so quando si è sposato gli ho fatto un grande regalo, no, di soldi. Di colloquio non era. Dovrebbe risultare da un'indagine questa donna da dove veniva e che faceva comunque. Poi sì, se le vuole le spiegazioni io gliele do. La mare sta andando dappertutto comunque. I salumiere, che poi mandavano, signor consigliere, poi mandavano da me, e che io perciò lo so, per essere lasciato in pace, io perciò lo so comunque. Io l'ho fatto anch'io, però ai ricchi. La Fiat, come il caso della Fiat che è notorio, si rivolse a me per aggiustare perché gli operai l'ha dovuto licenziare, perché gli ha messo un sacco di bombe comunque. Per le poesie che ho visto che se ne è parlato tanto in prima udienza, signor Presidente, io ne scrivo un sacco di poesie, anche in questi dure 6 anni e mezzo di totali, inumani solamente che ho fatto all'asinare, ne ho scritte tante comunque. Allora mi dovrebbero attribuire tanti e tanti omicidi, le ho scritte anche su Casillo. Su Cuomo, con mio amico Cuomo, l'altro Cuomo che è stato stolto le gambe sull'esplosione, ma su tanta cosa di cronaca comunque, ne scrivo tante comunque. Quella poesia a me è scaturita veramente da un fatto di cronaca, perché ho sentito che lei diceva che io avevo detto che erano maestri di tradimento, ma io non l'avevo prettamente con loro, perché a Cuomo, nonostante che adesso ho saputo di queste lettere, gli volevo bene, perché l'ho cresciuto, diciamo così, in carcere comunque, capisco la sua malattia comunque. Sì, ne ho fatto parecchie, me le possono presentare i miei avvocati. Ne ho fatto uno perfino. Sì, mi accusava anche al bar, mi accusava. Sì, no, dico, nel libro non c'era. No, ma no, io vi parlo quelle, sono dopo, sono tutte poesie che ho fatto dopo, ce n'ho a centinaia di scritte a poesie comunque. Me le possono esibire i miei avvocati, ne ho fatto uno contro la droga, esempio.
può sembrare un paradosso che lo faccio io, ma io non ho mai fatto la droga, che la stanno musicando comunque, che adesso la stanno anche musicando. Io non c'era più appoggio reale comunque, perché adesso non ricordo bene, e ho scritto questa poesia di getto così, e ho cercato di far... Presidente, ma poi a quell'epoca non si poteva dare nessun mandato, né a Barra, Barra era un carattere, Catapano era un altro, sembra che ve l'ho spiegato il carattere di Catapano, in quell'altro dienze comunque. Era un incontrollabile in sostanza. Mi hanno dato soltanto ispirazione. Io con nostalgia ho preso il premio internazionale, con questo non è che non è che ho fatto soltanto sul fatto di Cronica Nera, io con nostalgia ho preso il premio internazionale comunque. Quello che sta nel libro, sempre che sta nel libro, sì, quella lì. Presidente, perché sto male, non so se ho risposto adeguatamente, grazie. Del mondo comunque, però non ho mai fatto ammazzare una donna comunque. Se presidente, bene o sbagliato, quello che ho fatto nella mia vita comunque. Però l'ho fatto, per, come l'ho detto le altre volte, come sembra ripetermi comunque, per un senso mio di giustizia comunque. Però sto scontando, ho fatto 27 anni, non come gli altri che stanno fuori, io ho fatto 27 anni di carcere, comunque. Non è che sto da ieri, comunque. La mia vita l'ho fatto tutto in carcere e deve finire in carcere purtroppo. Comunque. Quando sono colpevole, vedete, specialmente davanti a questa colpa lo confesserei subito, comunque. Senza piaggeria, niente. Le prego di vedere anche questo processo Ghiselli, se le interessa, signor Presidente, perché è molto... l'ho visto... Forse ce l'hanno gli avvocati. No, perché è successo dopo. Signor Presidente, perché è successo dopo? E lui anche mi attribuiva a me questo reato e sono stato assolto. Mi sono al... Sì, no, non mi ricordo, forse anche dopo, sì, anche dopo comunque, e anche questo Maiello sono stato assolto un mese fa comunque. Signor Presidente, questo Ghisene specialmente, lui si diceva che era un figlioccio di Liggio e lui l'ha fatto ammazzare per mettermi contro, sembra, questi personaggi, mi sono spiegato, ormai non ci stava più la testa, forse è stata la rovina di Napoli, forse se l'ammazzava veramente facevo bene, non succedevano tutte queste cose. Senza fare che barra che Catapano. Catapano stava a fare una perizia, tra l'altro, che so io, come ce lo dava questo mandato? Un'altra cosa che ho sentito comunque. Quel giorno stava facendo una perizia, signor consigliere. No, purtroppo. Sempre guardolo. Più quelle del 63 che sto scontando, tra l'altro, comunque sono da 27 anni in carcere, sono stato un anno e mezzo fuori. Signor Presidente, con precisione vi dico sinceramente, ve l'ho detto l'altra volta, 2 o 3, però 2, però certamente è quelle del 63 la sto scontando comunque, e quindi in altri 2 sono definitive adesso comunque. Tre. Sono 3. Allora mi imbroglio, signor consigliere. Il certificato penale risultano 2. E deve arrivare qualcun altro. Un altro deve arrivare, io l'ho visto. Ma poi io sto scontando quelle del 63, signor consigliere. No. Ah, quello che mi fece la parte civile Cappuccio comunque, sì. 24, no, più no, signor consigliere. L'ergastolo più 12 anni. Questo è l'avvocato Massa che lo sa. Sì, in appello, sì. In appello, sì. E poi ho avuto una perizia psichiatra, poi ho avuto il proscioglimento di 5 anni. Intanto, nessuna richiesta della difesa che noi desidereremo offrire alla valutazione della Corte del materiale che è omogeneo. Appunto un unico filo conduttore, cioè si tratta di assassini perpetrati da Barra nel carcere con conseguente accusa di mandato di titolo
e che si sono risolti nel senso delle assoluzioni, noi avremo la possibilità, noi come difesa, di offrire alla Corte due sentenze, quella dell'omicidio di Sena e dell'omicidio di Ana. Che sembra già ce l'ha il Presidente. Già citato il Presidente. Un altro processo, noi in un altro processo ce la vedo lui, signor Presidente. Ce la vedi in un altro processo, signor Presidente. Noi le offriremo alla Corte nel corso del processo, però sono però l'avete fatto proprio voi, no? Che è una sentenza del giudice istruttore di Campobasso, l'ultima, è del 21 novembre 89 e riguarda l'omicidio sempre nel carcere operato dal padre di un certo Esposito. Ma io l'ho detto, non abbiamo avuto la possibilità tecnica di acquisirla come parte processuale. Quindi chiederemo alla Corte di acquisirla d'ufficio, perché mi sembra che sia in tema. Signor Presidente, ma io le voglio dire. Signor Presidente, noi possiamo dare anche due cose, che in generale, solo per il suo caso, abbiamo avuto moltissimi esempi. In altre parole, noi non ci lasceremo impressionare. Ah, è normale, voi dovete. No, in senso negativo, cioè per il fatto che abbiamo notevoli esperienze, e non solo un fatto, ma anche altri, hanno fatto accuse in tutte le direzioni e sono state puntualmente. Quella no. Vedete, quelle dicono anche delle verità, signor Consiglio, però hanno inguinato anche l'animo onesto di voi magistrati, come questi venditi, che se direbbero la verità, beh. Presidente, io voglio dire che io sono stato assolto, poi anche 10-15 processi, sempre con l'accusa di Bari. Tra l'altro l'ultimo è quello dell'avvocato Marcello Torro, anche sono stato assolto totalmente in istruttorio, con la formula più ampia. Ci sono 10-15, no, ci sono 10-15 ancora sentenze, scusate perché sto male stamattina. Almeno altri 10-15 che sono state assolte, sempre con l'accusa di Barre e Soci, maggiormente di Barre, specialmente Beneventan, Cappuccio, tanti, no, ma tanti altri, 10 processi. Maggiormente, signor consigliere, maggiormente. I fatti di Ottaviano, maggiormente Barre, tutti quei fatti successo a Ottaviano, la pietra, Barra, prettamente Barra. Ogni monese. Ma io stanotte pensavo, sapete che pensavo? Ma io pensavo stanotte, signor Presidente, il fattore delle poesie, io pensavo a Russo, è fatto anche Russo tanta poesia sulla Camorra, tra l'altro. Grazie. Ma comunque anche questa di Marcello Toro la posso far portare dall'avvocato. Quelle di Marcello Toro. E quelle di Marcello Toro in istruttoria. Avvocato Marcello Toro è un fatto notorio comunque. Spesso come con Marcello Toro, l'ultimo Marcello Toro. Come? La potete far portare, avvocato Marcello Toro. Ah, quello di Salerno. La ringrazio.